Cucina, artigianato, folklore, storia, musica e cinema. È tutto pronto per la settimana di Little Sicily. Capo d'Orlando si appresta a vivere un grande appuntamento dedicato a tutte le eccellenze siciliane. Si parte venerdì 19 maggio con l'apertura degli stand sul corso pedonale e l'inaugurazione dell'area Slow Food, oltre all'incontro ufficiale nell'aula consiliare con la delegazione della città californiana di Culver City e il concerto di Carlo Muratori. La manifestazione, giunta alla sesta edizione, è un contenitore che vuole valorizzare al meglio le risorse naturalistiche e commerciali di Capo d'Orlando, avendo come centro di attrazione la sicilianità nelle sue più variegate forme, esaltando non solo le tradizioni classiche dal carretto siciliano, del teatro dei pupi e della ceramica di Santo Stefano di Camastra, ma anche tradizione gastronomica dei Nebrodi, la bellezza dei luoghi e la millenaria storia del territorio. Sabato 20, a partire dalle 10 per le vie del centro, apertura degli stand enogastronomici, musica, artisti di strada e animazione a cura del Trampolaio Matto. Sull'isola pedonale anche spettacoli di giocoleria acrobatica e laboratorio del gusto a cura di Slow Food Sicilia. Spazio anche al convegno presso il Cineteatro Comunale Rosso di San Secondo dal titolo Mercati Esteri, opportunità per aziende e professionisti. Sempre sabato alle 18.30 appuntamento con i pupi siciliani a seguire Lumie, spettacolo di circo. Alle 21.30 in piazza Matteotti un grande Jerry Calà nello show Una vita da libidine. Domenica 21 oltre gli stand sull'isola pedonale per le vie del paese sfilata dei carretti siciliani e animazione per bambini a cura dell'associazione culturale Tandem. Ad allietare la manifestazione la banda dell'associazione culturale musicale Santa Lucia. In chiusura, domenica sera in piazza Matteotti, lo spettacolo di musica e cabaret con Giovanni Cacioppo in Ho scagliato la prima pietra e la band La Soluzione. Un mio amico è morto l'anno scorso, tra l'altro, così ve lo dico, è pazzesco.